il ricovero prolungato è quasi un classico per questo tipo di malattia. Sono molto poche le persone che siamo riusciti a staccare dal ventilatore in breve tempo. Quindi questo è un ricovero prolungato in terapia intensiva che però deve farci pensare non solo al fatto che il paziente comunque è abbastanza grave, ecco, però è il tipo di malattia che prevede questo lungo ricovero. Okay? La cosa più importante in terapia intensiva è riuscire a mantenere l'insufficienza di un solo sistema d'organo. Lui ha l'insufficienza dei polmoni, gli altri organi vanno bene e questo è proprio importante, perché l'unione di più insufficienze d'organo rende tutto più difficile. La cosa che mi premeva era se soffriva in questo momento, stavo soffrendo. O se era consapevole. E se era consapevole. Ecco, allora guardi, questa è una delle poche certezze assolute che possiamo dare. Lui ha questa specie di branda anestesia e quindi se lo vedete, lo vedete anche rilassato nel volto, vedete i battiti del cuore che sono relativamente bassi, no? Quindi è uno che assolutamente non soffre. Adesso se ne pronti i guanti così, siccome poi vedo una radiolina, avremo un messaggino al papà, glielo vuole dare, anche se papà sentito che sì, siamo noi che la facciamo dormire, quindi dorme. Ciao papà, sono Anna Maria. Ciao. Ti porto i saluti di tutti, dalla mamma, papà. Papà? Ciao. Ti porto i saluti della mamma. Ti vogliamo bene. Dovresti venire fuori però, Adesso che abbiamo un pochino decompresso, sì, ok, vi richiedo un po' come è andata allora questa visita, come avete visto un po' papà, se vi è servita questa cosa. Ok, sì, è sicuramente servita perché avevamo bisogno di vederlo all'interno della struttura e di vedere come voi vi prendete cura di lui, di conoscerli anche, anche se poi in realtà, come abbiamo detto prima, il rapporto telefonico che abbiamo avuto in questi giorni è stato estremamente importante, però essere qua lo è ancora molto di più. Quindi voi venite chiamati tutti i giorni, giusto, sì, dal medico, sì, e un paio di volte alla settimana da me, che sono la psicologa. Esattamente. Quello che state dicendo è che è importante dare una faccia, un viso, un volto, un'umanità anche a chi si prende cura e al luogo che sta accogliendo il papà. Sì, giusto? Sì, sì. E invece le telefonate a casa, come sono andate? Sono andate sempre bene, abbiamo avuto sempre il supporto, vabbè, a parte tuo, ma anche quello del dottore, che tutti i giorni avevamo la nostra fascia oraria, aspettavamo l'ora, quando arrivava l'orario era già il momento in cui andavamo un po' in fibrillazione, sono le 4, vabbè, 4 e mezza, però era di fondamentale importanza, sì, perché avevamo il contatto con, a parte una persona squisita, ma poi anche sapere quotidianamente come sta, sì, pensavamo. Perché sennò rimane tutto nel nulla, cioè già non abbiamo potuto salutarlo a causa di questa situazione. Se non c'era quella chiamata, era l'unico contatto che avevamo tra noi e papà. Quindi se mancava quella, insomma. Era proprio rapito. Sì, è stato proprio un vuoto, preso, sì, e creato un vuoto e non sapere neanche dove, sì, sia andato a finire e come sta. Esatto. Questo è un po' il nostro sforzo, quello di creare un po' un filo. No, è importantissimo perché è una situazione limite e quindi si ha bisogno di sapere dove sono e come stanno e quanti sono soprattutto.
E con chi sono? Con chi sono? Quindi, infatti la prima telefonata che mi hai fatto quando mi hai detto ti preoccupare che non è da solo, è come se fosse un pezzo nostro, io poi dopo mi sono con te e sono scoppiata a piangere perché comunque è stato importante. Infatti poi è arrivata e mi dice perché piangi? Perché mi ha detto così e mi sono commossa. Però è stato importante. Sì. Cioè, mi ha un po' rincuorato. Sì. In un vuoto, perlomeno si cerca di riempire un vuoto. Sì, 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 il nostro, il tuo supporto è fondamentale, come lo è effettivamente poi questo filo che ci unisce in questo momento anche solo telefono.